Per contatti con la nostra redazione, zoom@calabriatv.net oppure invia un SMS al numero 333 65 95 038. Sarà una breve conferenza, introduce l'amministratore delegato della IAM e poi noi interveniamo quali legali che stiamo seguendo questa vicenda per darvi un pochettino anche le comunicazioni più tecniche. Prego. Allora, la vicenda è nota, parte dal sequestro operato dalla Capitaneria di Porto della quarta linea dell'impianto di depurazione, mi pare il 29 ottobre del mese scorso. Noi abbiamo ritenuto, nel rispetto della magistratura e soprattutto delle persone che possono immaginare che un eventuale scarico di cadmio con i valori riscontrati possa determinare danni alla salute pubblica, abbiamo ritenuto di mantenere un profilo bassissimo, intanto perché consapevole del nostro operato, intanto perché ci interessava ripristinare le condizioni di normalità all'impianto con l'operazione che poi di sequestro che è giunta nel pomeriggio di ieri, sulla quale poi gli avvocati saranno dal punto di vista diciamo tecnico-giuridico più precisi. E quello che ci preme è lanciare un messaggio di tranquillità soprattutto alle popolazioni, alla popolazione di Gioia. Ne abbiamo sentite abbastanza in questi giorni, siamo stati paragonati da qualcuno all'Ilva di Taranto. Il tempo ci darà come sempre ragione, perché grazie a Dio da 20 anni abbiamo sempre dimostrato di operare correttamente. Per farvi capire di cosa stiamo parlando, dopodiché io concludo perché non voglio assolutamente entrare nelle domande vostre, poi saremo qua, siamo qua anche per rispondere alle vostre domande. Per farvi capire il paradosso nel quale siamo caduti, senza entrare assolutamente in polemica con chi giustamente fa i controlli e con chi giustamente, rilevando un dato di quel tipo, magari non riuscendo ad analizzarlo fino in fondo dal punto di vista proprio di cosa possa voler dire e cosa possa significare, giustamente procede con così come ha fatto. Però vi posso assicurare che quei valori di cadmio, perché di questo parliamo, riscontrati in uscita dall'impianto, nei 13 anni, 14 anni di attività e per come la letteratura europea che riguarda le discariche, gli RSU, perché parliamo di rifiuti non pericolosi, e quindi il trattamento del percolato che proviene da RSU, quindi non da discariche e di rifiuti pericolosi, non contiene, intanto nelle nostre analisi, intanto nelle analisi dell'ARPACAL, intanto nelle analisi dei siti di caratterizzazione, cioè quindi dall'origine del rifiuto, non contiene mai quella quantità che è stata riscontrata in uscita. Il rifiuto bruto, quando arriva in impianto, ha un valore rispetto a quello di uscita di almeno 300 volte inferiore. Siamo di fronte a questo paradosso, noi abbiamo visto paralizzato e ci siamo visti criminalizzati rispetto ad un dato che francamente non esiste e sul quale anche diciamo, nei prossimi mesi, seguendo quello che giustamente il GIP indica come prescrizioni, nei prossimi mesi sicuramente riusciremo a dimostrare che quello che vi sto dicendo in questo momento è la pura verità. Quindi per quanto mi riguarda, in questa prima fase io lascio diciamo, agli avvocati l'incombenza di entrare più nello specifico, riservandomi ovviamente, essendo a vostra disposizione, per eventuali chiarimenti che potranno essere utili e verranno più in avanti. L'avvocato Saffioti, che ci segue da 10 anni, quindi... Sì, io sono intervenuto in questo procedimento in quanto tratto principalmente la materia del diritto ambientale. Sono specializzata in questo settore e quindi seguo, lavoro in stretto contatto con l'amministratore delegato e con la IAM, con tutta la IAM. Ci tengo a precisare che nel corso di tutti questi anni di collaborazione non ci sono mai stati problemi di carattere soprattutto penale e che diciamo,
le sole contestazioni che sono pervenute sono state semplicemente di carattere amministrativo e comunque puntualmente risolte. Questo perché la IAM è sottoposta a dei controlli stringenti dagli organi istituzionali, quindi è monitorata e attenzionata da parte degli organi regionali e insomma, si attiene scrupolosamente alle prescrizioni che sono dettate nell'autorizzazione integrata ambientale, che è diciamo, il documento che detta le regole del funzionamento della società. Quindi se la società si fosse comunque discostata, se l'operato fosse stato distante, distaccato rispetto a queste prescrizioni, evidentemente le eventuali anomalie riscontrate sarebbero emerse immediatamente. In questo caso invece si è trattato di un intervento ad iniziativa della Polizia Giudiziaria, che insomma, adesso Andrea, il collega Alvaro, vi spiegherà nel dettaglio, ha avuto insomma, un prosieguo, un esito che insomma... è sicuramente favorevole alla IAM e comunque distante rispetto all'inizio, rispetto all'input iniziale che ha avviato appunto tutta questa procedura. Quindi Andrea, lascio a te la parola in modo tale che tu possa spiegare come dettagli. Sono l'avvocato Alvaro, io sono stato incaricato di seguire questa vicenda del sequestro di una linea del depuratore della IAM. Quindi mi sono avvicinato a questa realtà e a questo problema in occasione proprio di questa vicenda qua. È stato disposto un sequestro inizialmente su iniziativa della Polizia Giudiziaria, perché si era proceduto ad un campione e questo campione, che pur interessava una pluralità di valori, tutti poi invece rivelatisi nella norma, appariva anomalo con riferimento a un valore preciso, esclusivo, che era il valore del cadmio. Sulla base di questo è stato poi richiesto un sequestro al giudice per le indagini preliminari, che è competente, per disporre un sequestro preventivo, cioè un sequestro che dovrebbe prevenire le conseguenze della reiterazione del reato e ridurre le conseguenze poi del reato, le ricadute del reato. È stato disposto, come avete certamente appreso nei giorni scorsi, questo sequestro della quarta linea. Noi abbiamo contestato il metodo di campionamento e di indagine sul campione che è stato prelevato l'8 settembre del 2015, perché per una pluralità di ragioni che qui non vi sto a dire, noi riteniamo che non sia attendibile da un punto di vista scientifico, per una pluralità di parametri, per problemi anche di coerenza tra più valori che vengono indicati nel report di analisi che è effettuato dalla Polizia Giudiziaria. Problemi, diciamo, che comunque verranno poi affrontati, perché il procedimento è in corso e quindi questo, che è il tema centrale, viene rimesso alla dialettica tra le parti. Dialettica che ancora si è svolta soltanto a livello embrionale, c'è stato un primo contatto, un primo confronto di tesi. Il dato importante è che con grande sensibilità e grande attenzione, tanto alle ricadute sociali, quindi al pericolo per l'inquinamento ambientale, quanto anche alle ricadute poi produttive e occupazionali, cioè legate alla interruzione dell'attività produttiva di quella linea, che è una linea molto importante per la IAM, l'autorità giudiziaria, accogliendo la nostra richiesta, una nostra istanza, ha disposto il dissequestro con delle prescrizioni dell'impianto, cioè dissequestro dell'impianto con delle precise prescrizioni. Il dato importante qual è? Che sostanzialmente le prescrizioni le abbiamo proposte noi, cioè le ha proposte la IAM.
perché per cioè, consapevoli che la vicenda poi sulla bontà dell'indagine tecnico-scientifica condotta dalla polizia giudiziaria l'8 settembre è un problema di medio-lungo periodo, perché richiede proprio la piena dialettica, il pieno accertamento poi processuale nel confronto tra le parti, abbiamo sostanzialmente per garantire al massimo l'incolumità pubblica e la tutela ambientale, abbiamo proposto la restituzione dell'impianto con delle prescrizioni che sono assolutamente straordinarie e rigorose, ma che vengono proprio direttamente d'iniziativa della IAM. Per capirci, abbiamo spostato la periodicità dei controlli, che era già rigorosa ex ante, cioè già nel provvedimento cui accennava la collega, cioè l'autorizzazione integrata ambientale, già c'era una stringente periodicità di controlli. Noi abbiamo proposto di intensificarli in termini che credo nessun altro depuratore, nessun'altra società che gestisce depuratori in Italia deve diciamo osservare. Le modalità di controllo da ora in poi, per iniziativa della stessa IAM, a tutela, così voglio dire, anche dell'incolumità pubblica, dell'esigenza e della sicurezza pure dei cittadini, i controlli cui si sottoporrà adesso la IAM sono non quelli previsti e già rigorosi nell'autorizzazione integrata ambientale, ma dei controlli molto più stringenti che noi abbiamo proposto e che il Pubblico Ministero e il GIP, l'autorità giudiziaria procedente, hanno condiviso. Quindi dei controlli che verranno eseguiti con maggiore frequenza, con le metodologie di maggiore garanzia per tutti. Questo a dimostrazione sostanzialmente che per la IAM parlerà quello che è avvenuto finora e quello che avverrà da ora in poi, perché la IAM non ha evidentemente nulla da temere, nulla da nascondere, si è diciamo aperta con grandissima trasparenza, offrendosi ai controlli più dettagliati, più stringenti, più puntuali immaginabili, e questo ha portato al dissequestro di quella importante linea produttiva. Quindi c'è nel provvedimento il contemperamento della esigenza legata ai pericoli che potrebbero nascere per la società, per la collettività, dalla presenza di cadmio oltre la soglia di legge, quindi il contemperamento di questa esigenza con però anche l'esigenza di far riprendere l'attività produttiva di un'azienda importante che dà lavoro a un numero consistente poi di lavoratori e che altrimenti avrebbe avuto dei pregiudizi evidenti, perché sarebbe stata diciamo vulnerata una delle linee produttive principali e remunerative della stessa azienda. Vi diciamo rappresento che il superamento del valore del cadmio, in ogni caso, questo per fare comprendere di che parliamo, sarebbe, ecco, uso il condizionale, sarebbe un reato di natura contravvenzionale, cioè parliamo non di un delitto, quindi un reato di rango diverso, stiamo parlando di un'ipotesi contravvenzionale, quindi un fatto che diciamo di per sé integrerebbe un reato minore, che è appunto la contravvenzione, e al cospetto di questo c'era anche l'esigenza comunque di garantire una ripresa controllatissima, non controllata, controllatissima, ma su richiesta proprio e su istanza della IAM formulata attraverso i difensori, ecco, una ripresa dell'attività produttiva. Questo è sostanzialmente quello che il GIP, con parere conforme della Procura della Repubblica di Palmi, ha disposto accogliendo la nostra istanza. Si ritorna a lavorare proprio con le prescrizioni che la Procura sul nostro anche interessamento, diciamo sulle nostre indicazioni, ha dato. Quindi torniamo a lavorare seguendo quelle che sono le direttive della Procura. È un dato importantissimo, perché avremo la possibilità di dimostrare fino in fondo
quelle che sono le nostre ragioni, cioè siamo convinti che nei prossimi mesi verrà fuori un dato assolutamente confortante per la società e di grande tranquillità per la popolazione di Gioia Tauro. Riteniamo, diciamo, che il termine che un ente, diciamo, un organo come la Polizia Giudiziaria possa sbagliare è tutto da dimostrare. Noi accettiamo con grande serenità quello che è il dato che la Polizia Giudiziaria ha portato alla Procura della Repubblica. Siamo convinti di poter dimostrare l'esatto contrario, ma tutto il resto sarà oggetto di discussione dibattimentale nelle sedi opportune. Negli ultimi 6-7 anni siamo sempre stati additati in alcune circostanze particolari, salvo poi dimostrare che non c'era assolutamente attinenza tra quanto sostenevano alcuni abitanti e residenti della zona e la nostra attività. Quindi ti ringrazio, perché anche in questo caso secondo me bisogna utilizzare grande prudenza quando si danno informazioni, bisogna utilizzare grande prudenza quando si parla della salute dei cittadini. Io ti posso riportare le perplessità, le difficoltà, le umiliazioni che tutti i dipendenti della IAM devono subire quotidianamente per queste aggressioni mediatiche. Io ritengo che questo momento di chiarificazione, che grazie all'attenzione e alla sagacia, devo dire, della Procura della Repubblica, verrà messo in atto, immagino che noi riusciremo ancora più rafforzati da questa vicenda. I controlli saranno affidati, ovviamente su disposizione, ripeto, della Procura, saranno affidati a un tecnico di loro fiducia che si potrà avvalere dei laboratori, ovviamente l'ARPACAL è l'ente istituzionale per eccellenza, ma di laboratori accreditati ai quali lui si rivolgerà e determinerà analiticamente le condizioni reali di funzionamento dell'impianto. Ripeto, di questo noi siamo veramente contenti. Più ci controllano, meglio è. Chiediamo però che ci sia più attenzione quando poi si vanno a formulare le conclusioni.